Allora, che bello! Questo poi lo indosserò più tardi. Allora, qui hai tutto il necessary. Mamma mia, ce l'avessi una cucina così? Ecco, per preparare la prima ricetta di Detto Fatto di quest'anno. Mi auguro che tu abbia preparato una ricetta che sia all'altezza. Madonna, che responsabilità, responsabilità. Che ci hai portato quest'oggi? Ma che ci ho portato? Io una faccio cosa una raffinata, una cosa di un certo livello. Ma sì, una nouvelle cuisine. Tipo? A pasta e ceci. Pasta e ceci. Devo dire una cosa anche molto... molto estiva, molto leggera, leggiadra. Capito, l'estate sta finendo e ci cominciamo ad assaporare la nostra cucina. Bene, oggi farò una pasta e ceci, come ti dicevo. Pasta e ceci. Da dove devo cominciare? Dagli ingredienti, io direi di cominciare dagli ingredienti, perché abbiamo bisogno per preparare questa pasta alla Assisi di 320 grammi di pasta mista. Eccola. Un barattolo di ceci precotti da 500 grammi. Eccolo. Una cipolla bianca. Una carota, un gambo di sedano, una testa d'aglio, olio extravergine d'oliva quanto basta, detto testa d'aglio, sale e pepe quanto bastano, un mazzetto di prezzemolo fresco e poi una cosa leggerissima, ovvero un tarallo tondo alle mandorle e sugna. Ma era proprio necessaria sta sugna? La sugna è fondamentale. No, dico, meno male che ti avevo chiesto una cosa raffinata, leggera, light. La sugna proprio che... Ma la sugna fa bene, il grasso fa bene. Arrivano anche altri taralli con la sugna. Ma le persone magre sono tristi. Allora, che cosa dobbiamo fare per la prima cosa? Allora, io ti dico quello che faccio io, che non so appunto quanto sia corretto. Allora, innanzitutto metto a bollire dell'acqua. Giusto, spazio, metto qua. Bravo. Metto a bollire dell'acqua semplicemente perché? Perché dentro ci metto così a pezzettoni del sedano, una carota, uno spicchio d'a... A proposito, quando io cucino, per piacere, non mi mettete le mani in mezzo che dici ti posso aiutare, non andà veramente. Vabbè, cioè, quando... vabbè, se vuoi conduci tu, io me ne vado, che ne so. Ma non mi permetterei mai. Ho capito, non vuoi nessuno, io mi metto qua, zitta, buona. Non mi permetterei mai. Allora, dove sta la cipolla? Ecco qua, allora che cosa faccio? Guarda, ti faccio vedere. Allora, cercandomi di non tagliarmi. Ma non ti lacrimano gli occhi con la cipolla? No, in genere mi commuovo solo. Mi commuovo perché la cucina è una cosa bella. Allora mi commuovo. Allora prendo un pezzo di cipolla e lo metto nell'acqua che bolle. Poi prendo una carota, la faccio a pezzetti. Nell'acqua della pasta stai mettendo queste nell'acqua, cose? Nell'acqua, esatto. Grossolano, metto una... Comunque sei molto sexy quando cucini, Sergio. Faccio il sexy. Allora adesso tagliamo anche Devo dire che... di sedano. Sembri quasi un uomo pieno di risorse. Quasi un uomo da sposare. Allora, prendiamo il sedano. Quasi, ho detto. Quasi. Tra l'altro ti ricordo che quando ci abbiamo provato, io e te, a essere marito e moglie, non è che è proprio venuto bene. No, è andato molto male. Ti ricorda qualcosa? Mi ricorda la coppia modello, per caso. Vediamolo. Buongiorno. Un gesto di pace. Grazie. Ha visto? Valeria! Adriano, dimmi. Non hai capito che stiamo rovinando tutto per un errore? Adriano, Vanessa era la mia migliore amica. Adriano! Voglio capire una cosa, ma perché ti fanno fare sempre la parte del guascone, del Don Giovanni, che tu sei così fedele nella vita reale? È fiction. È strano. Ah sì, ma figurati. Tra l'altro ho sentito dire da qualche parte che a questo punto stai cercando... Anche a quest'ora? Io cerco tutte le ore, cerco? Che cosa? Non ridere, per piacere. In genere con la cipolla si piange, lei ride. Ho sentito che finalmente ti sei deciso a trovare la donna giusta, quella che ti faccia brillare gli occhi. Ma come deve essere sta donna giusta? Sai, perché io so 20 anni che me lo chiedo, ma non l'ho capito. Lo so, vuoi sapere qual è la verità? La mia donna giusta deve essere occhi solari, bel sorriso, allegra, mora, magra, intelligente. Ah, ecco perché non sono io. Vieni qua, fatti baciare, vieni qua. Vieni qua, via. Guarda. Amore,
Guarda che si deve farmi aspettare un bacio a Bianca qua. Ci sono 7 anni. No, la cosa bella è che odorava di cipolla questo bacio. Era un momento molto erotico. Commedia all'italiana anni 70, veramente sì, questa. Sto sudando. Anche io sono degli anni 70, e tu? Anche io, amore mio. Non mi toccare, non scusami, mi toccare. Io sono 70, 80 voglia di te, veramente. Sì. Senti, sì, volevo dirti, tu hai fatto con intanto Bianca, sei veramente stupenda. Sì. Non mi hai neanche salutato. Amore però, mio, scusa, vengo subito amore a darti un bacio, anche se. No, in bocca. Sono privo di interesse, grazie. Va bene. Sei stupenda, veramente. Amore, bacietto, baciato a te, amore. Vabbè, baciami. Bello, stupendo. Bello. È sempre bello. Basta. Lasciaci cucinare, che qui abbiamo un sacco di cose da fare. Sì, volevo dai solo dire una cosa, veramente. Prima io sono in ritardo, vabbè. Dimmi. Non ti preoccupare, amore. Volevo dire questo, che tu e Bianca avete fatto Capri insieme, giusto? Sì. Sergio, io con te farei Capri, Ischia, Sorrento, Procita, Ponza, Vendotene, tutta la costiera amalfitana. Va bene, facciamo un grande applauso. Vado. Al nostro incursore. Ma perché mi avete invitato? Perché io non lo so. Non lo so, io sto sudando, abbiamo appena cominciato. Torniamo invece alla ricetta, sai, parliamo di cose serie. Che cosa stai combinando? Baci di danziamo. No, sai, dai, ma io non ti voglio fare del male. Scusatemi, hai scusa, ragione. i ceci dove sono? Allora, i ceci, eccoli qua, stanno qua. Allora, scusate la confusione, ma vicino a Bianca è difficile poi. Certo. Allora, innanzitutto, che cosa ho fatto? Avete visto che ho fatto l'acqua, ci ho messo un po' di vegetali dentro per fare una sorta di piccolo brodo, come dire, brodo vegetale, schiacciando ecco l'aglio in camicia, così rimangono le cose. Poi, che ho fatto? Poi ho tritato un po' di cipolla, il resto di cipolla che, insomma, che mi rimane. Bravo a tritare, oh, non ti facevo tritatore. Sono un tritatore. Poi che faccio? Nel tegame, ovviamente, che è già caldo, anzi scaldiamo un po' di più. Vuoi aumentare la temperatura? La temperatura, perché mettiamo un po' d'olio. E beh, un bel po' d'olio. Vabbè, ma sono napoletano, damigiani di olio. Basta, Sergio, va bene, un po' d'olio, olio non con fa il tarallo male e la sugna, esatto, mi sembra giusto. Che... E poi una volta che l'olio, diciamo, è un po' caldo, che ci vuole un po' di tempo. Che succede? Che si fa? Si mette la cipolla. Vabbè, intanto che rosola, rosola, no? Rosola, rosola, strada facendo rosola. No, io me ne vado. Allora, vogliamo buttare questi ceci? Bianchina, cara, una volta che la cipolla rosola, semplicemente noi prendiamo, ovviamente usiamo i ceci già cotti, se no ci mettiamo 48 ore perché devono stare a bagno nell'acqua di carbonato, con tutta l'acqua di governo dei ceci. E semplicemente ci verso la pasta dentro e comincio a girare. Ma scusa, la pasta non la metti nell'acqua? No, è quello il mio segreto. Ah, la metti pasta va risottata. Ma no, ah, mamma vedi, mia, che banalità. Ma vedi questo ragazzo, adesso, quando ne sa. Entra in scena l'acqua. Mi sono persa tante cose, Sergio. Lo so, anche io. Ho capito. Allora, un mestolo, presto, un mestolo. Chi è? Mestolo, perché l'acqua che abbiamo preparato prima serve per risottare la pasta. È come il risotto, praticamente. Bravissima. Come quando si prepara il risotto col brodo. Okay, esatto, perché? Perché così dai la consistenza alla pasta che desideri. La vuoi un po' più brodosa, la fai un po' più brodosa. Okay. La vuoi un po'... Ma guarda, io generalmente con i legumi amo un po' di cremina, no? Quella infatti, che lasciano un po' le lenticchie, i fagioli. Brava, io per fare la cremina, sì, in realtà, uso un espediente poco ortodosso. Ah. Non, come vuoi, nel senso, io ci metto un po' di formaggio a mezza cottura. Ah. A mezza cottura ci metto un po' di formaggio. Okay. Perché? Senti, ma io so che tu hai fatto, cioè, l'hanno visto tutti, hai fatto sempre tante cose diverse. Sì. E infatti, anche per questo volevo far vedere quello che hai combinato a tale Tale Show. Amore. Capelli come trame d'un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Sergio, eh? Ma almeno il prezzemolo me lo fai tritare. Va bene, tesoro, forza, aspetta. Tritami il prezzemolo, così siamo più vicini. Una donna da sposare. No, perché non l'ho mai fatto con questo attrezzo. Amore, non ti preoccupare, ci sto io. Ma mi dai il coltello, mi dai il coltello. No, non ti preoccupare. Dai, anche peggio col coltello. Attenzione alle mani, Bianchi, per piacere.
la prima puntata, forse l'ultima. Ah, aia, hai non visto? È vero. Lo sapevo. La allora, pasta va. Guarda, io posso dirti una cosa, non so se ti preferisco più imitatore, attore, cantante o cuoco, non lo so, devo decidere ancora. Ma è meglio muratore. Muratore, va bene. Idraulico. No, perché tu ricostruisci le vite degli mamma, altri. Ma quanto sei bella, mamma mia, quanto sei bella. A cavallo. Ma quanto è bella. Allora, Seb, però io volevo ricordare al pubblico e anche a noi, perché per me è sempre una cosa molto emozionante. Adesso continuo io perché l'hai fatto una schifezza, vabbè. Dimmi. Proprio il nostro primo incontro, il nostro primo amore, il nostro primo tutto. Sì. Capri. Chi sono? Galiano Umberto. Sì, ma non un Galiano, il Galiano, il migliore. E ti sposo io. Se tuo fratello mi dovesse dire di no, probabilmente potrei anche prenderti in considerazione. Eh già, io poi sono la seconda scelta. La mia proposta vale ora. Prendere o lasciare. Che bei tempi! Durava da allora questa liaison. Sì. Però io in realtà non ero proprio cattiva in questa serie. Ero solo una donna innamorata. Ma, sì, di chi? Ma di chi? Di chi? Ma di lui, di Caspar Capparoni. Esatto. Ma come si fa a non essere innamorata di Caspar Capparoni? Ma come, ho capito. Che è pure un ragazzo serio, non è? A te ti piacciono quegli alti, biondi, muscolosi, non napoletani con la panza che... Ma il tuo è un addominale da tavola. No, si è girato. Ah, ecco. Se la vabbè, tapparuca... comunque... Morta pure. Sì. Io intanto giro la pasta. Che è? Lo sai che c'è una sorpresa per te? Ah sì? Ma anche per me, guardiamo. Cioè? È passata di acqua sotto i ponti dai tempi di Capri e mi piace la, diciamo, la strada che stai percorrendo, Bianca. So che sarai bravissima anche in questa nuova avventura. Mi dicono che hai un ospite lì con te, Sergio Assisi, sì, mio fratello. Ciao Sergio, ma che è venuto a fare? A cucinare? Ah, pensavo a ballare. No, vabbè. Anche se devo dire, in tutti questi anni mi avesse cucinato un piatto di pasta. Ma che dico, un nuovo altecamino. Comunque, vabbè, buon appetito, speriamo bene. Caspar, ma io ti invito a casa quando vuoi, Caspar. Io mi sono trasferita ormai a Milano, perciò se sei da queste parti veramente chiamami. Non ciao, la lascialo Caspar, perdere. Ti voglio bene. Allora, sai, ma in tutto questo, scusami, perché poi nel frattempo non dobbiamo perdere di vista la ricetta. Sì. Il tarallo. Ok. Quando è che lo dobbiamo, diciamo, Allora, il tarallo è anche una mia, diciamo, una mia aggiunta, una mia fantasia, perché il tarallo è napoletano, sugna, mandorle, pepe, ossia già ci sono dentro tutti gli ingredienti per insaporire, per dare la parte croccante alla pasticcina. Come dei crostini, come esatto, se fossero la parte croccante. Okay. Semplicemente, se mi vuoi dare una mano, dimmi. Mi sbricioli con le mani, così, proprio... Ah, così. Brava. Come ghost, al posto del vaso, il tarallo! Guarda, io sono sensibile! Che po'? Ah, esatto, lascialo qui, lo lasciamo qui, semplicemente. È sempre la sugna sulle mie mani. La pasta è quasi fatta. E allora, la pasta è pronta, io direi che possiamo impiattare, sì. Sergio. Allora, io impiatto sempre con il piatto piano, perché così si vede di più, ha anche una visione più ampia. Ah, quindi questo lo mettiamo esatto. Da parte? Dai, impiattiamo nel piatto piano. Cucchiaio. Sono curiosa di vedere come fai. Vai. Ah, io in realtà ci vorrebbe, un odore. Basta così, facciamo un piattino piccolo, giusto da gustare. Okay. Mettiamo il tarallo, metti il tarallo. Dove? E tu, sopra. Sopra? Sopra. Un po' così? Perfetto. Ok. Un po' di prezzemolo, no, ma possiamo anche esagerare col tarallo. Ci mettiamo un po' di tarallo sopra, un po' di tarallo attorno. Spettacolo! Un po' di pepe. Bravo, Sergio! E voilà! E allora, non mi resta che assaggiare per vedere se sei veramente un uomo da sposare oppure no. È buona. Raga, purtroppo, devo ammettere che è buonissima! Evviva! Grazie, grazie. E allora io direi... Io ti vorrei omaggiare, Sergio, della rivista di Detto Fatto. Mamma mia. Anzi, ti proporrei proprio come tutor di cucina sulla nostra rivista. Io te le regalo come ricordo. Grazie. E vorrei dirti, Sergio, quando vuoi, che sta casa aspetta a te. Grazie a tutti, grazie Bianca. Ma grazie in bocca a te. Al lupo per Sergio, te. Grazie. E mi dispiace
Era un gioco, prima mi dispiace per il bacio, non vorrei vabbè, non che... importa, non fa no, male. È che mi dispiace che te l'ho dato male.